Giorno di lutto cittadino a Bitonto, un bagno di folla imponente all'interno e soprattutto all'esterno della Basilica dei Santi Medici per dare l'ultimo toccante saluto ai quattro ragazzi morti la sera del 25 aprile in uno scontro frontale lungo la provinciale 231 tra Modugno e Bitonto. Immagini, fatti che hanno sconvolto l'intera comunità. Sull'altare quattro bare bianche adornate da fiori e fotografie. La più giovane di loro, Lucrezia Natale, aveva 16 anni. Gli altri sono Tommaso Ricci di 23 anni, Floriana Fallacara di 20 e Alessandro Viesti di 24. A celebrare la messa l'arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Satriano. La vostra storia, ha detto, non finisce qui perché siete in paradiso. Lunghi gli applausi, enorme la commozione che ha accompagnato soprattutto la fine della cerimonia.